sulle problematiche relative alla vicinanza degli aeroporti e aerostazioni. Sì, inizio con una breve introduzione dicendo che il tema è abbastanza complesso. Ho deciso di trattare oggi un caso concreto che può essere indicativo e abbastanza rappresentativo di situazioni pratiche e comuni. Bene. Questo si basa su dei criteri emanati dall'ENAC, che è l'Ente Nazionale Aviazione Civile, in vigore ormai da 5 anni. E per quanto vedo, riscontro, sono praticamente sconosciuti. Il caso concreto è un collega che produce insegne e mi chiama dicendo che deve installare un'insegna alle 3 scatolate, quindi siamo nella perfetta normalità, in zona Milano, di dimensioni anche considerevoli, a 41 metri di altezza. E si rivolge a me per avere la relazione contro l'inquinamento luminoso legge regionale Lombardia del 2015. Do un'occhiata all'installazione e chiedo al cliente: ma c'è un aeroporto nelle vicinanze? E il cliente mi dice: c'è Malpensa, c'è Linate. E poi sì, effettivamente c'è un piccolo aeroportino, ma di quelli di traffico, aeroporto piccolino da diporto, quindi non interessato da voli commerciali. E che altro serve allora se c'è questo piccolo aeroporto? Dico, serve la valutazione preliminare per capire se si rientra tra i criteri dell'ENAC. Cioè l'ENAC dice, prima di montare qualcosa devi fare una prevalutazione. Se l'esito di questa prevalutazione è positivo, devi venire da me, ENAC, e io dirò la mia. Se invece non ci sono questi requisiti, che vedremo nel seguito, si può procedere con l'installazione. Quindi noi dovevamo installare un'insegna su questa località, dove vedete indicata dalla freccia, e quelle 2 righe rosse sono il sentiero di avvicinamento degli aeromobili, che è questa specie di piano inclinato che idealmente percorre l'aereo in fase di atterraggio. Questo aeroporto, il Milano Bresso, è presente e riconosciuto dalla ICAO, che è l'Ente Internazionale dell'Aviazione Civile, ed è considerato quindi un aeroporto di carattere locale per l'aviazione generale. Il fatto stesso che sia riconosciuto dall'aviazione civile, cioè dall'ente internazionale ICAO, ci fa capire che insomma tanto aeroportino non è. Non a caso, se per, quando c'è stata la giornata, il Family Day, in questo aeroportino è venuto il Papa e si sono radunate 1 milione di persone. Ed è anche pensabile che se viene il capo dello Stato in visita a Milano può atterrare a Linate o a Malpensa e poi con l'elicottero lo porteranno in questo aeroporto che è praticamente inglobato nel tessuto urbano di Milano. L'aeroporto ricade quasi totalmente nel comune di Bresso e in parte in quello di Cinisello Balsamo e si vede anche passando dalla tangenziale nord. L'aeroportino quindi ha 25.000 movimenti annui. Se consideriamo una media giornaliera, arriviamo a circa 70 movimenti al giorno. Pensiamo anche che uno non decolla, o ci saranno pochi decolli prima delle 8:30, 9 del mattino, e quindi facciamo una media di 7 ore al giorno, quindi abbiamo 10 movimenti all'ora. Ogni 6 minuti c'è un decollo o un atterraggio.
Per darvi un'idea, un aeroporto come Treviso mi pare viaggi sui 70-80 mila movimenti annui. La prima domanda che dobbiamo porci in questa fase di prevalutazione è: l'aeroporto rientra tra quelli con procedure strumentali o no? Sempre l'ENAC, nei suoi documenti, ci fa capire che l'aeroporto non rientra tra quelli con procedure strumentali, quindi solo per decolli e atterraggi a vista, per così dire. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare una valutazione di compatibilità degli ostacoli e verificare se ci sono potenziali interferenze tra gli impianti e i manufatti con le superfici che ENAC ha evidenziato nella cartografia. La valutazione di compatibilità viene suddivisa tra aeroporti che hanno la cartografia di tipo A o quelli che hanno la cartografia di tipo A e di tipo B. Se hanno la cartografia di tipo A, tutto quanto viene collocato entro un raggio di 4,5 km dal centro dell'aeroporto, vedremo poi cosa significa questo ARP, devono essere sottoposti all'iter valutativo dell'ENAC. Mentre se l'aeroporto ha la cartografia di tipo A e di tipo B, è sufficiente che questi impianti manufatti non interferiscano con le superfici evidenziate. Se interferiscono, devono essere valutati da ENAC. Quindi la domanda che ci poniamo adesso: l'aeroporto di Bresso che tipo di cartografia ha? Spulciando sempre tra i documenti ENAC, si capisce che l'aeroporto ha la cartografia di tipo A e di tipo B. Quindi il nuovo impianto d'insegna non deve interferire con le superfici evidenziate. Questa è la cartografia ufficiale dell'aeroporto e quel puntino evidenziato è lo ARP, Airport Reference Point. È un po' come se fosse il baricentro da cui io devo misurare i miei 4500 metri nel caso fossi sul che avesse la sola cartografia di tipo A. Allora, disegnando i sentieri di atterraggio rispetto alla cartina che ci propone la ENAC, si vede che l'insegna è posta di tre quarti, parallela al senso di quella strada segnata in giallo. Quindi è scarsamente visibile, cioè è visibile solamente quando l'aereo, il pilota, passa all'altezza dell'insegna stessa. L'articolo 707 dice che l'ENAC individua le porzioni di territorio da sottoporre agli ostacoli e ai potenziali pericoli per la navigazione aerea. Tutto questo viene recepito con un decreto legislativo del 2005. Lo stesso codice dice che le attività che costituiscono potenziale pericolo sono subordinate all'autorizzazione dell'ENAC e anche questo recepito sempre con lo stesso decreto legislativo. ENAC dice: dovete prendere un tecnico abilitato e sulla base dei documenti di valutazione preliminare che abbiamo visto poco fa, capite se è necessario ottenere autorizzazione dell'ENAC oppure no. E quali sono questi requisiti? ENAC dice: il pericolo può derivare da finiture esterne riflettenti, quindi che possono abbagliare i piloti in fase di decollo e di atterraggio. Campi fotovoltaici, vuol dire installazione di pannelli fotovoltaici. Luci pericolose fuorvianti, anche qui si capisce che probabilmente viene lasciata una certa arbitrarietà di giudizio, una certa libertà di giudizio. Luci pericolose fuorvianti sarebbero molto più facilmente quelle che derivano da uno schermo a full color a matrice di LED. Oppure ciminiere con emissione di fumi, antenne ed apparati radianti, indipendentemente dall'altezza,
laser oppure proiettori ad alta intensità. In questo caso avevamo un'insegna scatolata, ma capite che proiettori ad alta intensità si potrebbero anche intendere proiettori per insegne illuminate e magari orientati male. Non sussistendo quindi nessuno dei presupposti che abbiamo visto nella diapositiva precedente, non è necessario chiedere all'ENAC di fare la sua procedura valutativa e quindi noi potremo montare la nostra insegna. In caso contrario, che qualcuno dica io collego l'insegna e poi scappo, l'ENAC ha facoltà con un'ordinanza, come è avvenuto in altri aeroporti, per esempio del centro Italia, di ordinare che siano abbattuti gli ostacoli e l'onere di abbattimento è a carico del proprietario. Quindi se l'insegna fosse stata montata senza procedura e ENAC ritenesse che fosse pericolosa per la navigazione, viene smontata a carico di chi l'ha commissionata. Inoltre c'è una sanzione amministrativa prevista dal codice della navigazione e qualora l'insegna costituisca pericolo per la navigazione aerea si configura reato di inosservanza delle norme sulla sicurezza che è punibile penalmente. Questo riguarda gli aeroporti. Le aviosuperfici sono quegli aeroporti minori, molto spesso interessati, per esempio, da velivoli cosiddetti ultraleggeri. E in questo caso, ENAC dice, vanno sottoposti all'iter valutativo i nuovi impianti che rientrano in un apposito decreto ministeriale. Anche qui, come in altri casi, la proliferazione legislativa non ci manca. Un caso interessante invece è quello delle elisuperfici. Le elisuperfici di pubblico interesse, e se andate a vedere nelle nostre montagne ce ne sono tantissime, devono essere sottoposte a iter valutativo tutti gli impianti e le strutture che ricadono in una specie di fascia larga 300 metri e lunga 4 km, con origine al centro dell'elisuperficie. E fino a qua la cosa ci sta. Al punto 2 si legge con estensione simmetrica rispetto alle traiettorie di decollo. Ora, se parliamo di aerei, mi viene facile immaginare quali possano essere le traiettorie di decollo. Parlando di elicotteri, i quali hanno la facoltà di non avere una direzione preferenziale, mi sono chiesto quali potessero essere considerate traiettorie di decollo per un velivolo che può atterrare o decollare in qualunque maniera. La spiegazione ci viene data in un decreto ministeriale che dice che l'orientamento è indicato dalle aste esterne della lettera H e questa è la direzione di atterraggio preferenziale. Preferenziale vuol dire che non è esclusiva. Hanno usato non la direzione di atterraggio convenzionale, ma preferenziale, il che rende la cosa insomma abbastanza fumosa. Quindi abbiamo questa fascia, il disegno ovviamente non è in scala, che mi dice che tutto quanto viene posto all'interno di questa estensione, questi 4 km per 300 metri, deve essere sottoposto a valutazione da parte dell'ENAC. Stiamo arrivando verso la conclusione e vi faccio vedere il nuovo ospedale dell'Angelo costruito alle porte di Venezia Mestre. È una costruzione abbastanza recente, collocata nei pressi della linea ferroviaria, per cui uno può andare in ospedale anche in treno,
e quell'edificio col tetto in alluminio in basso alla diapositiva rappresenta appunto la stazione fermata di Mestre Ospedale. Vediamo sulla destra la piazzola dell'elicottero, vediamo chiaramente indicate la direzione preferenziale di atterraggio e se traccio una linea a circa 150 metri dal lato sinistro, il lato destro ovviamente fuori campo, arrivo al di là dell'edificio. Questo edificio si caratterizza per un'ampia vetrata, tutta in materiale, a mio parere, altamente riflettente. E quindi mi chiedo come abbiamo fatto questa valutazione preliminare. Se invece allarghiamo un po' il campo, vi ho sempre fatto vedere l'H che rappresenta la piazzola e tracciando questa fascia lunga 2 km lato per lato, vi ho evidenziato giallo con arancione, vedete che si arriva al centro della città. E anche qua appunto mi chiedo che e quante valutazioni siano state fatte. In ogni caso, ENAC dice, io voglio dire la mia su qualunque manufatto o struttura che presenti un'altezza superiore a 100 metri sul terreno o 45 metri sull'acqua. E questo è indipendentemente da quanto lontano, quanto dov'è collocato. Dice, quando supera questa altezza, io ENAC voglio poter dire la mia. E per gli aeroporti militari, la ENAC semplicemente dice affari dei militari, quindi vi dovete rivolgere per sapere se servono delle valutazioni al comando della prima regione aerea di Milano per l'installazione per aeroporti posti nel centro nord e al comando della terza regione aerea di Bari per aeroporti posti nel centro sud. Tutto quello che vi ho raccontato oggi è stato approvato con un decreto legislativo e nella gerarchia delle fonti, come insegnano gli avvocati, in alto impera la Costituzione. Sotto la Costituzione ci sono le leggi. Ecco, il decreto legislativo è assimilato ad una legge, mentre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ci costringe a stare a casa in questi giorni, è inferiore, quindi non possiamo dire che non lo sapevamo o che nessuno ci aveva mai detto che esistevano anche queste prescrizioni. Chiudo dicendo che i decreti legislativi devono essere rispettati anche se il Comune non me li richiede, anche se prima di oggi, in 40 anni di attività, nessuno mi ha mai chiesto. Non sapevo che esistesse la procedura preliminare di valutazione dell'ENAC e così via. Con questo io chiudo il mio intervento. Vi ricordo che questo, come i precedenti seminari, sono disponibili all'indirizzo che vedete sotto sul canale YouTube di Verbax. Resto a disposizione per le vostre domande e passo il microfono a Matteo. Sì, grazie Fausto, anche questo è molto specifico, però interessante proprio perché le cose sono molto specifiche, magari quando poi si incontrano almeno si sa dove andare a trovare della documentazione. Hai fatto bene a ricordare appunto la possibilità di andare a visualizzare anche tutti i video di Verbax di questo incontro all'interno del canale YouTube. Sul footer del sito potete andare a cliccare sul canale YouTube e sul canale di YouTube di Verbax trovate appunto tutti gli interventi che abbiamo fatto in questa settimana e ne faremo ancora, organizzeremo anche dei nuovi webinar anche avvalendoci anche di Fausto, spazieremo su argomenti anche di interesse diversi, ci sono alcuni argomenti particolarmente caldi in questo momento come i sistemi di illuminazione per la sanificazione degli ambienti e che noi commercializziamo
e quindi magari faremo anche degli incontri tecnici, perché sono prodotti abbastanza particolari che hanno bisogno anche quello di un supporto tecnico importante. E vediamo un attimo se ci sono domande. Volevo fare una domanda tecnica. C'è una procedura tecnica per evitare interferenze radio dei circuiti LED ed alimentatori? Una procedura tecnica per evitare interferenze radio dei circuiti LED ed alimentatori? Posso rispondere io? Sì, certo. Allora, se parliamo di apparecchio di insegna, quindi un'insegna piccola che io faccio in piccola serie, devo sottoporre il mio apparecchio a una procedura di compatibilità elettromagnetica. Abbiamo spiegato nei precedenti interventi qual è la norma che deve avere l'alimentatore. Abbiamo spiegato l'altra volta che è la famosa 55015. In caso contrario, quell'alimentatore non rispetta i requisiti di compatibilità. Nell'impianto invece, quindi parliamo di un'insegna di grandi dimensioni messa sul tetto, non posso pensare di portare tutta la mia installazione a fare delle prove, per cui è sufficiente che io compri dei componenti che sono marcati CE e quindi ci offrono, diciamo, questa presunzione di compatibilità basata sul fatto che con elevata probabilità la somma di componenti marcati CE mi dia un impianto che rispetti i requisiti della normativa. Procedure tecniche non ce ne sono, l'unica è portare l'apparecchio in camera anecoica da un istituto che abbia le attrezzature e fare le prove. Per chi è socio AIFIL, vi ricordo che queste prove sono state fatte alcuni anni or sono e è stato dimostrato che con LED opportunamente marcate CE e alimentatori che hanno questi requisiti, si rientrava, come era previsto, all'interno dei limiti della normativa EMC. Perfetto. Perfetto. Grazie. Vediamo qua, c'è un'altra. Ci sono valutazioni diverse tra insegne di esercizio e pubblicitarie? Vero Fausto? Ci sono delle valutazioni diverse tra, a seconda che siano insegne di esercizio? Sì. Allora, da questo punto, dal punto di vista della sicurezza degli aeroporti, dice no. L'obiettivo è: non voglio che qualunque cosa venga installata, sia un'antenna, sia una ciminiera, sia un'insegna, possa creare pericolo a chi sta in quel momento pilotando un aereo. L'insegna di esercizio viene equiparata al nome sul campanello, mentre l'insegna pubblicitaria è qualcosa, è un di più, un mezzo pubblicitario, possiamo dire, aggiuntivo, addizionale. E quindi non posso negare al notaio o al panificio di scrivere sono qui, io faccio pane o io faccio atti notarili, mentre l'insegna pubblicitaria, questa, diciamo, non ha la necessità di esistere, per cui potrebbe essere soggetta a restrizioni diverse. Dal punto di vista degli aeroporti, comunque, vige quanto ho detto prima, non deve creare pericolo.